Comunque. Paola ha scritto un libro su questi temi che è molto divertente, alcuni passaggi che mi hanno fatto proprio imbufalire, però mi piace quando comunque... C'è anche lo stesso difetto dei barbari, cioè ogni tanto lo dice in un modo così brillante che si dimentica di ricordarsi se è vero o falso, perché è così bello che allora lo fai passare. Mi sono riconosciuto un po' ogni tanto. Ma allora, a me la scuola, intanto c'è quella che ho fatto io e che ricordo abbastanza poco in realtà, e questo già non è un bel segno, e c'è quella che fa mio figlio, l'unico per adesso che ho che fa la scuola, e già lì vedo delle differenze. Non credo che uno possa veramente capire la scuola fino a quando non ha dei figli che la fanno, io ho questa impressione. Per cui ad esempio sul liceo io non so cosa dire, però mio figlio purtroppo seconda media fa Dante. Allora, io ho questa impressione che la scuola così come la facciamo noi, almeno fino lì, quel livello lì, è una scuola che è costruita in questo modo. Attraverso un iter decisamente scomodo per loro, io gli costruisco un tipo di mente, che vuol dire linguaggio, senso estetico, molte cose, grammatica, logica, un tipo di mente che può finalmente arrivare a leggere Dante con una certa consapevolezza. Ma perché voglio portarli lì? Perché Dante, non perché Dante sia bello, purtroppo, ma perché Dante viene usato come a sua volta uno strumento che può aiutare i ragazzi a capire un intero periodo storico, un modo di stare al mondo che è stato per un certo periodo della nostra storia. In questo modo la scuola oggi propone un equilibrio fra fatica e soddisfazione che è invivibile completamente. Tu nel tuo libro difendi il latino, mi pare di aver capito, perché il latino dà delle strutture mentali con le quali poi uno intanto può capire tutto il passato e poi mi sembra che tu dica anche poi può affrontare meglio il presente, anche se non sono sicuro, ma insomma, e lì ci sarebbe molto da discutere. Ma voi capite... Allora, ci deve essere un equilibrio tra il culo che ti fai e quello che ottieni. Ci deve essere, è fondamentale. Perché sennò tu butti a mare il tratto fondamentale dell'apprendimento, cioè il piacere, la soddisfazione del sapere. Se tu allontani così continuamente la meta, la soddisfazione, quello che ti porti a casa, tu li estenui in una carriera scolastica che naturalmente loro vivono come un'afflizione, non perché non hanno voglia di studiare, perché io quello proprio non penso che sia quello il punto, ma perché non c'è equilibrio tra fatica e soddisfazione. Anche perché non c'è mai una meta vera. Allora prendiamo Dante, allora tu dici, allora, effettivamente per arrivare a leggere Dante in maniera consapevole, mio figlio ci è arrivato a 12 anni e lo legge non in maniera consapevole, naturalmente ha avuto dei professori, medici, però intanto non capisce l'italiano, ma sostanzialmente manca alla grande, lui, l'unica cosa che a me verrebbe da salvare di Dante. Perché io non credo che vada salvato Dante perché così capiamo l'uomo medievale. Ecco, questo io non ci credo. Anch'io. Non ci credo. Va salvato Dante perché lì noi riconosciamo una bellezza, un'intensità. Ok. Allora, per me, io sarà che non capisco, non so, ma per me il 50% della bellezza di Dante è suono. Poesia nel senso di suono. Che senso ha fare la parafrasi, logorare questi ragazzini a fare la parafrasi di quello che voleva dire Dante? Ma potrebbe anche avere un senso se poi a un certo punto arrivasse uno che gliela legge, santi Dio. La recitano, a me fa una fatica mio figlio a imparare ma questa per fortuna mentre c'è Giovanotti Benigni, lo impara, ma impara questo e poi io lo sento e lo dice male, non c'è nessuno che gli faccia capire che sono suoni, che è musica, nessuno, ma non perché l'insegnante, perché ha una bella insegnante, ha una brava insegnante, ma non c'è tempo per tutto, eccetera. Anche perché nel frattempo sta studiando come si fa l'acciaio a tecnica, l'algebra, la geometria dall'altra parte. L'altro giorno abbiamo preparato insieme geografia, tutto sulla Macedonia. Voi sapete cosa allevano in Macedonia? Lui lo doveva sapere. Cioè, ma che cos'è sta roba? Cioè, dove vogliamo farli arrivare questi qui? Allora, riassumendo,
mi sembra che molta della fatica scolastica oggi venga spesa per dare degli strumenti per poter accedere a delle cose che a loro volta intanto arrivano molto tardi, a loro volta sono lì e l'accesso a queste cose è utile per poter avere poi accesso ad altre cose. Ma dov'è il traghettare animale? Cioè, senti qua che roba pazzesca. Mozart, dov'è questa roba qua? Nella scuola.